Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo una moto bella muscolosa, una Maxi Enduro da riferimento e con un motore bicilindrico parallelo di cilindrata 1200, 117 cavalli dichiarati dalla casa madre e 11,9 kg di coppia. Sicuramente per i più attenti già hanno sgamato la tipologia di moto. Mi riferisco ad una moto con trasmissione e congiunto a cardano, quindi senza catena. Ebbene, parliamo appunto di una Yamaha Super Tenere 1200. E questo è un modello 2017 e la moto ha solamente un terminale a Gravulch e un filtro dell'aria PMC, quindi con catalizzatore in sede e DB Killer, visto che è la versione omologata a Gravulch. Il proprietario ci ha raggiunto da non so dove, da sotto Livigno, da quelle zone in alta montagna, si è sparato una barca di chilometri con il furgone, è arrivato qui da noi per ottimizzare appunto il discorso rimappatura. La moto accenna un pochettino il discorso on off, ne hanno parlato tutti, anche le migliori testate giornalistiche, tutti i test che l'hanno provata appunto lamentano il discorso on off, e con il filtro e il terminale magari questa cosa si accenna un pochettino. Quindi noi oggi facciamo come al solito l'ottimizzazione. Ovviamente, tutto questo dopo la sigla. Allora, su questa moto andiamo a lavorare sulla centralina originale, mi pare ovvio, e andiamo a lavorare principalmente su tre fattori, quindi mappe carburante, mappe d'anticipo motore e mappe dell'ETV, quindi l'acceleratore elettronico. E abbiamo già installato il nostro cablaggio, perché purtroppo la centralina di questa moto sta in una posizione veramente scomoda. Praticamente tutto l'impianto elettrico della Tenere 1200 si svolge qui sul lato destro della moto. C'è il regolatore di tensione, c'è la centralina di gestione motore, c'è la batteria, il relè d'avviamento, tutta la scatola relè, insomma un concentrato di elettronica e elettricità in questo caso. E adesso facciamo il backup del file originale, per il fatto che questo intervento è praticamente reversibile. Molti lo sanno, coloro che ci seguono, ma per coloro che sono arrivati oggi su questo video, tutti i nostri lavori per quanto riguarda l'elettronica originale sono tutti reversibili. A fine lavoro noi rilasciamo, oltre il grafico di potenza e coppia, anche un dischetto con il file di backup, il file originale in questo caso Yamaha. Perciò non ci perdiamo in chiacchiere, partiamo con la prima bancata per capire così in questa configurazione quanti cavalli sono alla ruota, quindi non quelli dichiarati da casa madre, che sono cavalli dichiarati all'albero. Noi abbiamo la possibilità di misurare con il nostro banco la potenza vera, quella a disposizione quando si utilizza il mezzo. Perciò mettiamoci all'opera e partiamo con il primo lancio.
Bene, lanci terminati, acquisizione terminata, quindi adesso ci spostiamo sullo schermo e vi mostro la carburazione su tutte quante le aperture DPS, aperture gas. Vediamo nella zona appunto dove si vela quella del 20%, notate veramente quanto è magra. Ovviamente poi vi mostriamo potenza e coppia full gas. Allora, mi dispiace se questa volta i grafici vi li faccio vedere in questo modo, ci abbiamo i riflessi, però purtroppo ci si sono rotti i PC e adesso su questo nuovo ancora non abbiamo avuto modo il tempo di installare il software che appunto ci cattura lo schermo. Però spero che si capisce ugualmente. Perciò abbiamo la curva rossa che sta ad indicare appunto la carburazione del 20% e come vedete arriva anche quasi sui 16 punti, per poi passare alla curva del 20% e scusate del 40%, anche quella abbastanza magrolina, mentre poi dal 60% l'azzurrina inizia a migliorare, anche se nella zona dei 5250 giri è ancora un pochettino magrolina, mentre l'arancione e la blu, che sta ad indicare 80 e full gas, diciamo che non è male, perché vedete in questa zona è perfetta, va ad ingrassare un po' sul picco, mentre il 100% full gas ingrassa parecchio intorno ai 3800 giri. Insomma, c'è un po' di lavoro da fare, però sinceramente nella zona appunto dal 60% in poi non è proprio così malvagia. A questo punto verifichiamo la potenza alla ruota. La curva di potenza non è affatto male, bella bella lineare. Abbiamo fatto un picco di esattamente, vai a fuoco, eccoci qua, 97 cavalli alla ruota, 7000 giri secchi. E a questo punto andiamo a verificare la coppia motore. Mamma quanto è difficile, la tastiera, la telecamera, e vabbè stavolta ci si accontenta. Allora, anche con la coppia direi che non è affatto male, è un 1200, non manca, e abbiamo segnato appunto 11 kg di coppia, punto 3. Quindi diciamo dai valori dati dalla casa madre, per quanto riguarda la coppia ci andiamo abbastanza vicini. Bene, allora il discorso acquisizione è terminato, a questo punto iniziamo la procedura di sviluppo. Andiamo a modificare tutto quello che c'è da modificare sulla centralina in modo da fare un'ottimizzazione certosina. Perciò basta chiacchiere, avanti col lavoro. Bene, io direi che ho terminato il mio lavoro di sviluppo, a questo punto non ci rimane nient'altro di trasferirci sul monitor. Vi faccio vedere subito cosa è cambiato nella zona del 20%, perché era la zona quella più incriminata, mettiamola così, per il fatto che era povera di carburante. Perciò andiamo sul grafico e analizziamolo insieme. Allora, questa era la curva di carburazione, quella del 20%, e adesso l'andiamo a mettere a confronto dopo aver fatto le modifiche. Oh, vedete? Tutti i dati di carburazione adesso rientrano nella zona, diciamo, ideale, perché ho sempre detto non è mai che deve stare per forza lì, ma orientativamente deve avere una linearità
su circa 13-13,1. E come vedete la differenza è abissale, quindi in questo modo, avendo più benzina a disposizione, la moto sarà molto più regolare. A questo punto andiamo a verificare le prestazioni. Oh, beh, direi che la moto è stata un po' pigra, però è migliorata dall'inizio fino all'intervento del limitatore. Ora cosa succede? Che se vi faccio vedere il picco massimo, dite ammazza, così poca differenza, tutto sto macello, smonta, rimonta, i chilometri, è venuto al nord, 1000 chilometri, un sacco di soldi. Non è proprio così, perché il picco è passato quindi da 97 a 99,99, quindi 100 cavalli secchi. Quello che è da analizzare è... ma sto a fare un casino con questa telecamera. Quello che è da analizzare è i cavalli sparpagliati. Cosa vuol dire? Che a 4500 giri abbiamo 3 cavalli in più. Poi nella zona dei 5,2 abbiamo altri 3 cavalli in più. Nella zona qui su dei 6000 giri abbiamo sempre 3 cavalli in più. Qui sopra sul picco ne abbiamo circa 2. Quindi cosa succede? Che questi cavallucci sparsi su tutto il range fanno sì che la moto accelera in maniera differente. Non ci scordiamo che poi è un'indurona, quindi diciamo quello che dove ci focalizziamo anche sulle sportive è sempre quello dell'erogazione. A questo punto verifichiamo la coppia motori e come vedete già da sotto la spinta inizia a essere maggiore come era prima, la rossa di stock, la verde adesso con il lavoro di ottimizzazione. Su questa moto abbiamo diciamo ottimizzato tutte le ride mode disponibili, quindi anche nella versione diciamo enduro, in questo caso il discorso carburazione si troverà appunto esattamente bello sistemato, quindi lì è una zona magari dove se è preciso, dove devi parzializzare, dove serve il gas essere usato ecco in un certo modo, sicuramente con una buona carburazione aiuta meglio ad avere un giusto dosaggio. Quindi focalizziamoci, lo dico sempre, lo ripeto 100 volte in tutti i video, ottimizzazione, la rimappatura, voglio specificare, la rimappatura è per l'ottimizzazione. E molti dicono, ma magari sulle sportive, sul video del 1290, mo passo su un'altra cosa, no? Ok, 10 cavalli, sicuramente in più servono per andare al bar. Allora, io l'ho detto 100 volte, mamma mia, mi sgolo. L'ottimizzazione si fa per far funzionare il motore in maniera corretta, soprattutto quando viene rimosso il catalizzatore. La prestazione poi diciamo che è quasi una conseguenza. Mo su una moto da 170 cavalli o 170, 180 poco cambia, ma quando poi riprendi in mano il gas e la usi e la moto la senti che è bella armoniosa, lineare e nonostante tanto potente ma comunque sia molto gestibile, questo fa piacere, quindi è questo il lavoro che appunto facciamo. Poi con l'occasione voglio cercare di rispondere a molti che ci commentano, ci fa piacere, ci porti la Versys, ci porti questo, ci porti quell'altro. Allora, noi siamo un'officina, siamo una concessionaria dove lavoriamo di brutto fortunatamente, ma il discorso di YouTube, o meglio non siamo youtuber quindi ogni tanto cerchiamo durante la settimana di andare a trovare un po' di tempo per fare quello che sto facendo in questo momento, registrare il video e quindi poi magari portarlo sulla piattaforma, magari per i mezzi più comuni, i mezzi più nuovi, più interessanti. Portarli tutti è impossibile, noi facciamo una media di 2 mappe al giorno, una la mattina e una al pomeriggio, e se le dobbiamo registrare tutte, amici miei, dobbiamo lavorare 20 ore al giorno. Quindi questa è una cosa che la facciamo così senza troppo impegno,
se la facciamo comunque sia la facciamo ben fatta, quindi dando appunto tutti quanti i vari dati, le varie specifiche e spiegazioni. Però oltre poi ci rimane difficile andare. Perfetto, io a questo punto la chiudo qua, ringrazio il proprietario per aver fatto migliaia di chilometri, ringrazio voi per aver visto questo video, mi raccomando se vi fa piacere lasciateci un like, commentate sempre qui sotto, per le varie richieste, quelle un po' più tecniche, prezzi, informazioni dettagliate, scriveteci via mail, qui sotto lo trovate, assistenza@moto.it. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdere i prossimi, seguiteci su tutte le nostre pagine Instagram e Facebook e io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao!